Premier Renzi, purtroppo anche lei oggi è ricorso al suo spregiudicato cinismo ricordando il piccolo Aylan. Lei insieme al ministro Alfano per mesi ha cercato di far credere al Paese che in tema di questioni migratorie la politica è riuscita a condizionare la politica italiana, è riuscita a condizionare e dettare la linea a quella europea. Nulla di più falso. Non solo penso che il regolamento di Dublino non verrà superato, ma nel progetto di conclusione del Consiglio europeo di domani il presidente Tusk dice cose diverse di quelle che lei ha raccontato all'Aula. Nella bozza di conclusioni si parla di rigore, di controllo rigido delle frontiere esterne all'Unione europea e di respingimenti, tutt'altro quindi che di politica permissiva come molti nel nostro Paese vorrebbero, magari eliminando la distinzione tra profughi e migranti economici. L'idea che in Europa si stia affermando la volontà di affrontare i flussi migratori senza cedimenti al permissivismo ci vede d'accordo. Ci preoccupa invece e molto la tendenza a voler considerare la Turchia nel contenimento dei flussi migratori come un possibile partner affidabile dell'Unione Europea, proprio nel momento in cui si rafforzano i dubbi circa il ruolo svolto dal governo di Ankara nella genesi della crisi migratoria che ha sconvolto negli ultimi mesi l'Europa, inondandola di profughi in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan, e i dubbi sul suo ruolo nella genesi e nella crescita dell'ISIS. Dovrebbero far riflettere le notizie di un grosso mercato illegale in Turchia di passaporti falsi che trasforma i migranti in siriani, popolo che si sa ha il diritto alla protezione internazionale. Secondo noi, dietro l'apparente disponibilità delle autorità turche a trattenere i profughi in transito sul proprio territorio in cambio di fondi europei, da destinare peraltro all'allestimento di campi profughi sul suolo siriano, si nasconde la volontà della Turchia di usare la leva migratoria per ottenere fondi con i quali perseguire i propri obiettivi nazionali in Siria e condizionare le scelte politiche della UE. Per cui, tra cui anche quella di accelerare l'entrata del Paese in Europa, un'eventualità pericolosissima che non siamo disposti ad accettare. La Turchia è e deve rimanere un corpo estraneo rispetto ad una secolare cultura europea. E sugli hotspot, i rimpatri e il ricollocamento, i tre pilastri sbandierati dal governo per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione, qualche riflessione. Gli hotspot per l'identificazione. Qui sul riconoscimento degli immigrati l'Italia è stata commissariata. Il nostro Paese, dopo essere stato ripetutamente richiamato per i mancati fotosegnalamenti, ha subito dall'UE l'imposizione degli hotspot, con personale degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, EASO, di Frontex e Europol. Sui rimpatri dei migranti economici. Dove sono, Presidente? Ad oggi poco o niente. D'altronde, come potrebbe essere diverso? Avete azzerato il fondo rimpatri che fino al 2013 era di 90 milioni, mentre oggi è ridotto a briciole, ma non perché li avete spesi per le finalità, ma perché l'avete spolpato per finanziare il sistema di accoglienza dove i Buzzi e gli Odevine e chissà quanti altri hanno attinto a piene mani. E sul ricollocamento dei profughi con evidente bisogno di protezione internazionale. Dopo mesi di agenda europea è stato trovato un accordo sui 40.000 migranti, di cui 24.000 dall'Italia per i prossimi 2 anni. Poco, anche considerando l'altra quota di 15.600, visto che solo da inizio anno, solo di sbarchi si sono registrati 500.000 migranti tra Italia, Grecia e Spagna.
La scorsa settimana, come governo a Lampedusa, avete organizzato persino una cerimonia in pompa magna e codazzo di televisioni al seguito del ministro Alfano per la partenza di 19 eritrei verso la Svezia. Non fa nulla se nella stessa giornata e in quelle successive ne sono sbarcati a migliaia e se negli stessi giorni ne avete spediti a centinaia nelle regioni italiane. Qui bisogna dire come stanno le cose per smascherare la vostra ipocrisia. Potranno essere ricollocati migranti con nazionalità che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, dunque siriani, eritrei e forse iracheni. E visto che nel 2014 meno di 1.800 di queste nazionalità hanno fatto richiesta di asilo in Italia, dubito che in questi due anni raggiungeremo quota 24.000. Presidente, è come se con un bicchiere si cercasse di svuotare l'acqua da una nave con una falla enorme. Non riuscirete mai. E sui pull factor? Nei processi di migrazione umana ci sono i fattori di spinta, i push factor, come le guerre e le persecuzioni, ma ci sono anche fattori di attrazione, i pull factors, che spingono a muoversi per raggiungerle. Ieri il presidente Tusk ha detto che uno dei principali pull factor delle migrazioni è il facilissimo accesso all'Europa, da qui la necessità di difesa dei confini attraverso la possibile creazione di guardie di frontiera europea. Il problema è che in Italia questi pull factors sono tanti e in continuo aumento. Nonostante la rotta dei Balcani sono ancora altissimi gli sbarchi in Italia, ahimè sottaciuti. Siamo sullo stesso livello dei 170.000 dello scorso anno e peraltro, lo sottolineo, la trasparenza del suo governo sui dati è prossima allo zero. Ecco i fattori di attrazione Made in Italy. L'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. 2. Mare Nostrum prima e Triton ora. Per la consapevolezza degli scafisti che, lanciata la richiesta di aiuto, i mezzi aeronavali arrivano sin davanti alle coste libiche per operazioni di salvataggio, altro che deterrenza per scafisti. 3. Il sistema di accoglienza per tutti, anche per i migranti palesemente economici. Per loro non solo pranzo e cena pagati dagli italiani, ma vestiario, pocket money, cellulare con scheda telefonica e pretesa della rete wifi. Alla fine di settembre erano 98.000 i migranti ospiti per un costo annuo a regime di oltre 1 miliardo di euro. Erano solo 22.000 nel 2013 e 66.000 nel 2014, una crescita esponenziale. E dei 98.000, ben il 70% sono collocati in strutture temporanee, case sfitte, alberghi e resort magari con piscina e spesso senza che i sindaci lo sappiano. Molti di loro si lamentano, mentre milioni di cittadini italiani, tra cui tanti anziani, vivono la fame e sono costretti a vivere in automobile. Ora, come nuovo fattore di attrazione, c'è anche la cittadinanza facile con lo Ius Soli, votato ieri alla Camera con una maggioranza molto allargata. La cittadinanza, Premier Renzi, non è un omaggio da regalare a chiunque, dovrebbe essere il punto di arriva di un eventuale percorso di integrazione e non il contrario. Comunque, al di là delle decisioni del Consiglio europeo, Presidente, faccia da subito i compiti a casa, velocizzi i tempi di valutazione delle domande di asilo, ci vogliono più commissioni, non bastano le 40 attuali e ci vuole più personale nelle commissioni che operi a tempo pieno. Istituite poi nei tribunali delle sezioni speciali specializzati all'asilo per fronteggiare e affrontare i tempi celeri i ricorsi. In Austria i tempi sono di 4 mesi e 2 mesi rispettivamente per la domanda di prima e seconda istanza. Perché in Italia ci dobbiamo mettere rispettivamente 9 mesi e 2/3 anni? Basta alimentare l'industria dell'accoglienza, dove cooperative di ogni colore fanno affari d'oro.
La velocizzazione è doverosa anche alla luce degli esiti delle domande che certificano che nell'ultimo triennio sono aumentati sensibilmente i dinieghi e dunque i migranti economici. Nel 2013, 14 e 15 le percentuali riconosciute di rifugiati sono state del 13, del 10 e del 5%, dunque in diminuzione. Dunque coloro che scappano da guerre sono, e i dati lo certificano, solo una piccolissima parte. Sto finendo, Presidente. Ministro Alfano, che non vedo presente, renda evento non il prossimo ricollocamento di migranti, ma la partenza di un aereo charter per i rimpatri. Quello certamente rappresenterà un elemento di deterrenza e non un pull factor. I cittadini vogliono che sull'aereo siano imbarcate le centinaia di clandestini da rimpatriare, che non hanno diritto alla protezione e che invece rimangono per anni ad ingrossare il sistema di accoglienza e dunque il business dell'immigrazione tanto amato da questo governo. Voi dovete iniziare ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione con rigore, con regole e abbandonando l'ipocrisia e il buonismo. Lo dovete prima di tutto agli italiani, alla nostra gente, ma lo dovete soprattutto anche per gli stessi immigrati regolari che oggi vivono in Italia. Iniziate a fare chiarezza ed evidenziare le due classi di immigrati. Ci sono i profughi che scappano da guerre e persecuzioni, che hanno diritto alla protezione. Presidente, i migranti economici, cioè i clandestini, che sono la maggior parte, che devono essere invece rimpatriati. Punto e basta. Ho finito, Presidente.